però ci sono mille motivi per fare bene quest'oggi, uno fra tutti per i Medicei, l'ultima partita ufficiale di Stefan Vasson che quest'oggi scenderà in campo dal primo minuto con il numero 15. Andiamo a leggere le formazioni del Mogliano. Poi ecco l'applauso per Stefan Vasson che entra da solo, il primo a raccogliere l'applauso del Rufino Stadium. E pensiamo di tutti gli stadi italiani, 12 anni nel nostro campionato, questo grande giocatore, ex nazionale a 7 della sua nazione Sudafrica, visibilmente commosso. Da un grande momento, mette grandi momenti adesso Griff, la Griff. Assolutamente devastante, grande... il Griff. E il sostegno di Duccio Tosi. Azione devastante subito di al primo Griff. Minuto, Griff ha fatto 50 metri di campo. E Duccio Cosi in sostegno per la prima meta dell'incontro al primo minuto. Necessari per aumentare la potenza e tante presenze anche nel Super Rugby e poi arrivata a Firenze la sua potenza, la sua velocità hanno fatto la differenza in tante partite. Vantaggio, ma soprattutto contro un pacchetto come quello del Mogliano per tutto il campionato è stato uno dei pacchetti più performanti. Ora un bel pallone a largo, arriva Basson, Basson un grabber Cornelli. Per Cornelli, velocissimo, che va a segnare la seconda meta dell'incontro al quinto minuto. Eh sì, perché da destra per un destro. Centra i pali. E si va sul 14-0 e Newton non tradisce nelle prime quattro. Sì, però aveva lavorato molto bene, non solo l'innesto ecco, di Amenta. Ancora Newton. Newton trova Griff, Basson, 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 Basson e Stefan Basson, la meta di Basson all'ottavo, quella che ci voleva, la ciliegina sulla torta, la meta di Stefan Basson. Forse leva l'ovale a Newton. No, è Newton, è Newton che va per il 21-0. Seconda linea d'attacco e ancora l'intercetto di Dan Newton, attenzione è inseguito velocissimo Cerioni, Newton intelligentissimo. La quarta meta dell'incontro, ricordiamo Cosi al primo, Cornelli al quinto, Basson all'ottavo e Cerioni al ventesimo. Ed ora ci vuole un bel pallone di qualità, vediamo Minto. Seconda posizione nello schieramento, poi Maran, Boccardo e Maran dalla parte chiusa, e una giocata che... e Giovanchelli la giocata dalla chiusa, ci mancava solo questa dopo aver visto grande spettacolo tra i tre quarti, ora anche gli avanti. La posizione è molto angolata, vediamo. E infatti sì, colpisce male, si è proprio sentito... il rumore, quindi si rimane sul 33-0. Quattro uomini in touche per Firenze, Zileri primo uomo, poi Maran, Boccardo, ecco Maran in fondo e subito ancora si ripete Griff, un grande intervallo per Karel Griff e Stechi a largo, Newton con i piedi questa volta. Un pallone che va a raccogliere Stefan Basson. Vediamo, forse era uscito fuori perché non c'è il gesto della meta. Si... è meta, non era uscito l'ovale. E quindi al terzo del primo tempo, del secondo tempo. Da rilevare il gesto tecnico di Dan Newton. Si alza l'ovale di Basson, ma è corto, non raggiunge i pali, quindi il punteggio rimane sul 38-0. Al decimo del secondo tempo ed ora Montivero mette giù la sua potenza. Primo pallone a largo per Rorato. Cornelli fermato ma non vuole andare giù, riesce a liberarsi. E ancora Griff, Griff quest'oggi non passa questo pallone, va sempre da solo. Ah, c'è superiorità numerica a sinistra, vediamo come la sfruttano, è Biffi che va a segnare, c'erano due uomini in più a sinistra e Giacomo Biffi. Due passi di rincorsa per Stefan Basson,
e questa volta il pallone si alza bene, va fra i pali per il 45-0. E allora il calcio, ma Biffi recupera il pallone, prova ad andare, ancora Giacomo Biffi, il sostegno di Rorato, dritto per dritto Biffi e Rorato sono tornati a 10 metri, ora a largo Newton, grande pallone per Mattoccia e anche Alessio Mattoccia va a segnare, messo a 30 metri addirittura per aprire l'angolo, vediamo se la potenza di Basson, sì anche questa volta è corto, comunque è andata a segno con 2 metri e con un piazzato. Mancherebbe il drop a Stefan per... Non è escluso che ci provi. E finisce l'incontro sul 50-0, non c'è stato recupero, probabilmente anche il signor Gnecchi ha capito che non c'era bisogno di giocare ancora un paio di minuti. D'ora comincerà la festa per Stefan Basson, intanto le squadre a centrocampo a salutarsi. Anche la signora Laura si avvicina e Noa va a cercare il babbo, eccolo lì. Eccolo là. Da Basson a Basson. Un grande abbraccio di Stefan per Noa. Veramente spettacolo, rugby champagne quest'oggi, tante belle mete. Il Mogliano che non ha voluto guastare la festa dei Medici e di Basson, e tutti i ragazzi sotto la tribuna a ringraziare il pubblico che li ha seguiti per tutta la stagione, anche i ragazzi dell'Under 14 a consegnare un mazzo di fiori, pensiamo, per mazzo di fiori bianco e rosso per Stefan Basson, con dei nastri naturalmente giallo verdi la sua nazionale, gli Springboks. Eccolo qua Stefan Basson, l'abbraccio con Giacomo Taiuti, responsabile delle giovanili del Firenze, e presidente Lucibello con il consigliere Stefano Di Puccio a consegnare il premio del Man of the Match. Un lungo abbraccio con Giacomo Lucibello. La festa di Stefan Basson, anche il mazzo di fiori, l'abbraccio con Stefano Di Puccio. Ed ecco anche Tommaso Alessandri della Ruffino che consegna, lo dicevo io Paolo, 2 bottiglie, una era prevista per Stefan, c'era già il suo nome, l'altra era per il Man of the Match, e allora 2 bellissime bottiglie Ruffino per Stefan Basson, tutti i ragazzi a festeggiarlo, tanti fotografi, tanta gioia, tanta emozione.